Porca vacca, ragazzi, sbagliato. Ok, vabbè, ti lascio così, Perfetto. dai, va bene lo stesso. Lasciami piccola. Ok, Io allora. non so a questo punto Bene. se riusciamo. Siamo in live! Siamo in live, Buonasera a siamo in tutti. live. Siamo in Bene. live, siamo in live. Stasera conduci tu, stasera è il tuo Stasera programma, conduco conduci tu. io. Stasera Yes, of conduco io e ti course. dico anche che sono molto emozionata ad averti. Niente di meno, addirittura. Buonasera a tutti. Siamo in live nella nuova puntata di Sangue Rosa. E stasera e sono emozionata di questa cosa, in live con me come ospite il più bel mental coach al mondo. Niente di meno, Ce pensa un l'ho po'. proprio io, niente poco di meno che ce l'ho Pensa proprio io. Ce l'ho proprio io. Oh, Senti, Paghi, ti signore. vuoi un attimo, per chi non ti conoscesse, è impossibile ormai perché sei un divo dell'altro social al quale siamo collegati, che però a quanto pare non posso dire il nome. Però sembrerebbe essere quello l'orologio. Tic-toc, tic-toc. Dico, sei diventato il divo di Ah, TikTok. che sono un divo, dai, cerco di aiutare le persone, cerco di aiutare le persone con la mia esperienza e con diciamo così, un po' i miei studi. Intanto vedo che qua c'è tanta gente che ci sta salutando, è arrivata Lorena, vedo Chicca, vedo insomma un po' di gente, Perfetto, buonasera a quindi tutti. possiamo già dire che stasera sarà uno degli argomenti, tratteremo uno degli argomenti che a quanto pare ci è stato richiesto già in altre live Sì, vero. e sperando di dare le risposte giuste, quindi oltre io a farti delle domande, a cui ho fatto sai, quelle domande da intervistatrice o mental coach, però a noi interesserà sapere cosa ne pensa il nostro pubblico. Oggi Assolutamente. parleremo di rapporti tossici, Esatto. quindi il veleno del nostro benessere, possiamo dire psicofisico? Sì, assolutamente sì. Allora, intanto dici, Pachi, che cos'è un rapporto tossico? Beh, bella domanda. No, Cominciamo così ovviamente. e poi non sai la seconda. No, no, posso immaginare, però è ovvio che un rapporto tossico non è un rapporto di gente tossica, cioè nel senso inteso come drogati, che poi è una droga, ma a livello psicologico. No, Certo. principalmente un rapporto tossico è un rapporto caratterizzato da comportamenti disfunzionali, abuso emotivo, fisico, psicologico, quindi come vedi assolutamente sì, e dove uno o entrambi i partner si sentono costantemente feriti, sminuiti, infelici. Insomma, io mi soffermerei un po' più su quest'ultima parte, sminuiti e infelici, perché in un rapporto tossico vuol dire che c'è un dominante e un Dominatore sottomesso o sottomessa, o un poi a sotto, seconda sì. del rapporto, perché poi uno pensa sempre che sono solo gli uomini che fanno del male alle donne. Non è vero, perché negli ultimi anni addirittura la media, la percentuale dei rapporti tossici dove è dominante la donna è salito, ragazzi, è salito, e questo fa capire che insomma l'emancipazione, un po' i rapporti che si stanno creando, stanno, non dico a essere quasi allo stesso livello, ma ci manca poco. Sai bene che tratto argomenti inerenti a rapporti tossici, violenze, eccetera, eccetera, non perché io sia un esperto o altro, ma perché sono particolarmente, possiamo dire, appassionata di queste tipologie di Assolutamente. argomenti. Vabbè, tu sei una dottoressa principalmente, non di quel ramo lì, Vabbè, ho però. fatto i miei esami di psicologia, però non, diciamo, non posso essere una psicologa. Posso essere quell'amica alla quale confidare magari questa tipologia di problematica. Ti dico una cosa, che hai detto, ti ringrazio per aver sottolineato che non è solo l'uomo il dominante in una coppia, ma anche la donna sta prendendo, possiamo dire, il sopravvento sull'uomo. Ti dico che ultimamente mi sono imbattuta in una storia del genere e avvocati penalisti e anche forze dell'ordine mi stavano proprio sottolineando come
la donna utilizzi molto spesso denunce di violenze e cose varie proprio per rivalersi sull'uomo. Quindi questo fatto qui, visto che in questi giorni se ne parla tanto, sto vedendo tante interviste anche da parte di programmi molto seguiti su Rai, Mediaset, eccetera, oggi ne ho seguita un'altra, non vorrei che tutto questo parlare di questa violenza poi alla fine sia anche un ritorcersi contro di noi. Assolutamente. Cioè, è vero che intanto buonasera a tutti chi è che sta scrivendo, e poi ovviamente chiediamo anche al pubblico chi ci segue. Certo, chi ci seguono anche da Twitch. Cosa pensate, se qualcuno si è trovato in un rapporto tossico, quindi questa sera rimanete qui perché sicuramente avrete delle risposte. Detto questo, è anche vero una cosa, cioè nel senso che se io entro in un tram e a un certo punto una donna si gira e mi dice: ah, lei mi ha toccato il popò, il problema è che ha un potere la donna per essere convinta, per poter aggredire un po' questa parte ovviamente maschile, e l'uomo ha un po' più di difficoltà a difendersi, no? Perché negli anni passati è stato maschilista, tutti gli uomini venivano visti un po' come quella parte di padre padrone, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi questa cosa sta cambiando anche un po', se avete seguito il processo dell'anno con Johnny Depp e la sua ex moglie, quindi questa parte qua è stata, ha creato un precedente che lei ha abusato di lui addirittura, quindi questa cosa è molto molto importante. Intanto e già chi non l'ha seguito e per chi non l'ha non l'avesse seguito, c'è un documentario su Netflix, eh? Sì, esatto, brava, brava. Intanto che io ho visto. Dice, per essere creduta diversamente da una donna che lo fa ad un uomo. Non ho ben capito cosa intende. Neanche però io, riformula la domanda, sì, o la risposta. Bisogna parlare di queste cose, purtroppo la violenza sulle donne è un argomento troppo delicato, Cristina. Violenza in generale parlerei. Violenza io. In generale ormai. Perché non è solo la violenza sulle donne, il problema è che dando un'etichetta, allora questo è il problema, dando un'etichetta, cioè violenza sulla donna, ovviamente poi sì, l'obiettivo su altro va a togliersi, cioè non possiamo parlare della violenza sugli uomini, non possiamo parlare della violenza sugli animali, non possiamo non so se l'hai visto su Instagram, Paki, c'è la è uscita una notizia che la Corte di Cassazione ha condannato una donna che aveva picchiato il suo uomo con una spazzola. Allora, ovviamente non è quello l'argomento, cioè l'arma, la spazzola, dici, la maggior parte dei commenti sono stati vabbè, però dai, con la spazzola può succedere. No, è il gesto che va condannato. Il gesto. Quindi, infatti, Franci dice: per il tocco del popò sul tram una donna viene creduta e un uomo viene sminuito. Ah, senza ombra di dubbio, sì, sono d'accordo. Io so anche in palestra che viene toccato il popò a molti uomini, gli uomini si... Sì. Bella, bella, questa mi è piaciuta, perché neanche farla apposta, un po' di anni fa, quando io ho iniziato a studiare, stiamo parlando di un bel po' di anni fa, cioè quanti paghi? Dici. Quanti? Ho iniziato a studiare per diventare personal trainer. Paradossalmente, nella facoltà, il mio mentore, e questo la fa capire lunga, e stiamo parlando di un po' di anni fa, adesso qui non c'ho niente, ma ho una matita qui, vi faccio vedere. Comunque, quando dovevi dare, io avevo fatto la specialistica per gli allenamenti al femminile, quindi lavorare con donne incinta, con donne che avevano problemi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il mio pubblico, il mio pacchetto clienti sicuramente era caratterizzato dal 75% di donne che andavano dalla ragazza fino alla nonnetta, e poi un restante che erano appunto gli uomini. Ma quello che mi è stato insegnato, ripeto, tanti anni fa, è che quando tu dovevi interagire con una donna, magari, che ne so, insegnargli lo squat, tutti bene o male sappiamo che cos'è lo squat, tanti istruttori, tanti personal trainer si mettono dietro per poter alzare in caso di
viene chiamato quando si va in eccentrica, quindi quando si va contro e a favore della gravità, della forza di gravità. E ci dicevano: questo dovete prendere, una matita, una penna, e così potete toccare il cliente, voi non dovete toccarlo. Giusto. Questo mi fa capire, stiamo parlando di un po' di anni fa, però questo fa capire anche che tu devi limitare il rapporto, e poi è ovvio che inizia un rapporto confidenziale, perché tu come personal trainer, oggi come mental coach ancora di più, è un po' più a parole, non ci sono tocchi, che io con le persone ci parlo. Non c'è, al massimo può succedere in qualche consulenza dal vivo, non online, che ci sia stato un abbraccio, ma è un abbraccio ovviamente volontario, spontaneo, di sfogo a volte, può succedere. Però ripeto, il punto è il rapporto che c'è oggi, che quello che ho visto nelle palestre, soprattutto da parte di... Non voglio sminuire la categoria, perché io sono stato e mi ritengo ancora un personal trainer, ma ci sono state anche persone che hanno approfittato, alcuni personal trainer che non capivano che magari mettere le mani da un'altra parte era meglio, punto. Quindi, sì, questo purtroppo... Entrambi i lati, c'è cioè anche il personal trainer donna, parliamoci chiaro. Certo, certo, assolutamente sì, parliamo di entrambi i sessi, infatti. E fammi capire un po', Paki... Una domanda un po' privata, te la posso fare? Certo. Tu avrai avuto rapporti tossici? Io ho avuto un rapporto tossico che è stata mia ex moglie. Siamo stati insieme per 8 anni, cioè meglio, sposati 8 anni, si può dire. Negli ultimi 4 anni, 5 anni è diventato un rapporto tossico. È diventato un rapporto tossico perché da parte mia sicuramente ci sono delle colpe, che io dico sempre che ci sono le colpe al 50%, poi c'è un po' di più, un po' di meno, però è stata anche colpa mia del fatto che io sono una persona molto espansiva, una persona molto solare, una persona che chiama tutte le donne tesoro, gioia, cioè non ho problemi, compreso in mia mamma e mia sorella. Sono una persona che quello del gruppo spicca spesso e volentieri, si fa notare per la sua non bellezza, perché a me mette la bellezza, me ne faccio niente, ma a me piace se mi fanno un complimento magari sulla mia intelligenza. Quindi sono sempre stata una persona molto aperta con gli altri, li ascoltavo, e quindi questo veniva visto dalla mia ex inizialmente con una gelosia molto semplice. Poi è diventata una cosa molto morbosa, finché siamo arrivati a dei livelli dove io non potevo più incontrare i miei amici, soprattutto io credo nell'amicizia tra uomo e donna, quella rispettosa. Anche io. E quindi io avevo veramente ho dovuto per un po' di anni mettere da parte le amicizie, le vere amicizie l'hanno capito, perché avevano capito con chi avevo a che fare, finché la soluzione è stata la più drammatica, quella di lasciare una persona io in cui ero molto innamorato. Quindi, però, l'esempio calza a pennello quando noi prendiamo una corda e tutte e due da una parte tira e dall'altra tira l'altra persona, e ovviamente cosa succede? Che se tu tieni più stretto possibile le mani, se vanno in frizione con la corda, tu ti bruci le mani. Quindi forse è meglio a volte lasciare andare. E così ho fatto io. Questo non mi ha spaventato nel dire o pensare che non posso più conoscere persone in cui io potevo rinnamorarmi, no? Anzi, da mental coach per me è stato un grande vantaggio, perché ho studiato l'altra metà della medaglia, no? L'altra faccia della medaglia, certo. Capendo che ci sono anche persone che sono completamente diverse, che accettano come sono io, quello che penso, e viceversa il rapporto, dico sempre che è un compromesso tra due persone. Giusto. Non potrà mai esistere due persone che vanno al 1000% d'accordo, ci sarà sempre qualcosa in mezzo che o uno o l'altro cerca di venire, no? Non è mai 5-95, è sempre 50-50 da una parte e l'altra. Giusto, sono perfettamente d'accordo. E quindi secondo te, se secondo te, parla da mental coach o anche
a questo punto a livello personale, quali potrebbero essere i segnali di allarme per riconoscere un rapporto tossico? Come si fa a riconoscere un rapporto tossico? Sai, a volte manca la consapevolezza di vivere un rapporto tossico. Quella, la cosa che ho notato quando parlo e ascolto storie, ultimamente ne sto sentendo tante, appena parli, dici quella parola, tossico, si cominciano a pensare che forse non è così, perché ci hanno abituato a un amore malato, a deve essere dannato, eccetera, eccetera. Come facciamo a capire, quindi, a raggiungere quella consapevolezza? Quali allarme, quali campanelli d'allarme dobbiamo tenere in considerazione? Qualcuno li ha già detto. No, vabbè, questa è una bella domanda perché include sicuramente tante cose, cioè alcuni segnali di allarme possono includere mancanza di rispetto, manipolazione, abuso verbale o fisico, gelosia eccessiva, appunto come ho detto prima, l'isolamento, mancanza di comunicazione, quindi questa, forse questa è una delle parti più importanti, e da parte della sia dal diciamo così dal padrone o dalla sottomessa o sottomesso, sicuramente un costante senso di infelicità, di insoddisfazione. Attenzione, ciò non significa, potrebbero, perché faccio l'esempio, intanto buonasera a tutti, grazie per chi sta partecipando alla live, faccio un esempio, un rapporto di una coppia bravissima, bellissima, innamoratissima, eccetera, eccetera, dove magari hanno subito una perdita di un bambino, faccio un esempio, lei rimane incinta, ma perde la gravidanza, ovviamente si è infelici, si è insoddisfatti, si ha questo senso, insomma, di mancanza, può esserci anche in quel momento una mancanza di comunicazione, quindi dico potrebbe a caratteri cubitali, perché non è detto che siano questi i segnali, ma sicuramente la manipolazione è quella che fa da legame in tutto questo. Sicuramente non possiamo elencarli tutti, no? Ma no. Ce ne sono, ma la base, diciamo, in un certo senso c'è. Se noti in ogni storia, sì, cambiano i volti, cambiano le storie, quello che è, ma comunque la base è sempre quella. Quindi c'è manipolazione, c'è abuso, c'è isolamento, c'è comunicazione inefficace, quindi aggressioni verbali, eccetera, e per poi scaturire in situazioni molto più gravi, anche in violenze fisiche, sessuali, eccetera, eccetera. Dimmi un po', ma tu da mental coach, quindi nella veste da mental coach, come potresti aiutare una persona che esce da un rapporto tossico? Questa... Ti sto mettendo in difficoltà, Paglia. No, è che voglio... Allora, è un discorso, ripeto, molto delicato, non è un discorso... È un discorso delicato. Allora, stasera dobbiamo cercare di dare giusto... Allora, intanto diciamo che siamo aperti per chi volesse parlare in privato, eccetera, ci può contattare in privato per chi volesse avere dei consigli, delle storie, vuole raccontare la sua storia. Io principalmente sui miei social, eccetera, accolgo queste persone che privatamente mi raccontano di queste storie, e nel mio piccolo cerco di dare dei consigli. E la verità sta funzionando, perché più di qualcuno mi sta contattando per chiedere: Laura, come devo fare per uscirne? Laura, come devo fare per... Quindi è una cosa, quindi vorrei, mi permetto di dire, qualsiasi consiglio io sono ben aperta, ben disponibile a poterlo dare sui miei social, eccetera, eccetera. Tanto la Ross dice: la peggiore cosa che mi sia capitata nella vita, brava io ad avercela quasi fatta. Beh, intanto è una cosa, è alta soddisfazione, è una soddisfazione altissima quella che ha avuto, scusami, come si chiamava? Non ricordo. La Ross. Beh, uscirne, e tra l'altro non replicare gli stessi errori, cioè uscire da un rapporto tossico,
ci potrebbe riportare, se non ci mettiamo in discussione, se non ci facciamo aiutare, perché la cosa essenziale è, c'è Paki che è un mental coach, ma in casi diciamo un pochino più gravi ci si può far aiutare da un esperto, quindi psicologi eccetera. Se non si ha la consapevolezza di essere usciti da un rapporto tossico, si potrebbe ritornare nuovamente ad un rapporto tossico, perché sappiamo bene che in un cestino di frutta fresca, se metti una mela marcia, è il marcio che cammina e non... Assolutamente. Ma infatti, rispondendo alla tua domanda, proprio a quello che dice anche la Ross, la conseguenza a livello mentale sono state dure, dure, e mi sono fatta aiutare. Sicuramente il primo passo, il primo assoluto passo che devi fare è quello di riconoscerlo, prima di tutto. Cioè, hai dei segnali, lo riconosci, sì, sono in un rapporto tossico, perfetto. Poi è importante cercare aiuto, come ha fatto, come dice anche giustamente la Ross. L'aiuto può essere un amico di fiducia, può essere a volte anche una persona esterna, terza, perché magari non ti senti giudicata da questa persona. E un familiare sicuro, fidato, e appunto, e poi alla fine un professionista, come può essere un terapeuta o come può essere anche un mental coach. Però, attenzione, un mental coach, la prima cosa, e questo io lo faccio sempre, quando mi arrivano delle consulenze dove capisco che c'è un rapporto tossico, se voglio ricordare questa differenza, sia il psicoterapeuta che il mental coach, tutte e due lavorano sulla psicologia, ma uno aggiusta e l'altro potenzia, quindi nel potenzia, caso potenziare. Certo. Certo. Però io stesso, quando so e vedo e sento, o in consulenza mi arriva una persona e mi dice: io mi sento in un rapporto tossico, devo valutare effettivamente se posso aiutarti io, che è una cosa in quel momento di transito, o tu sei proprio immersa dentro qui, finché io ti dico: sai che c'è? Ti conviene andare da un terapeuta, io non ti posso aiutare. Giusto. Piuttosto ti consiglio qualcuno e lascio la palla a lui o a lei, dipende. Io posso, io dico, su TikTok, sì, sono arrivati un sacco di messaggi e ti dico che Lauretta scrive una cosa che credo fortemente: sai bene poi cosa vuoi, ma soprattutto cosa non vuoi più. Brava. Uscire da un rapporto tossico, effettivamente, dici: senti, io non so cosa voglio, ma almeno so cosa non voglio. Giusto. Almeno quello, anche perché sapere cosa volere, cosa si vuole nella vita è un po' difficile. Bella, che... io da giovane non mi rendevo conto. Ma ragazzi, allora BS79 Ter. Allora, se è ovvio che tutti abbiamo avuto un'età che erano i 10 anni, 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni, 60 anni e così via. E in ogni età, se hai la capacità, se hai la voglia, e io dico sempre che ho avuto, fino adesso ho avuto, posso dire che ho avuto una bellissima vita, e ho una bellissima vita, cioè nel senso che sicuramente non è che sono figlio di papà ricco, stravolto di soldi, non è quello il punto, non mi posso lamentare, ma sicuramente quello che ha fatto da padrone nella mia vita è la mia curiosità, quello di sbattere la testa contro il muro e dire: cacchio, ho sbagliato, ricomincio da capo e voglio fare meglio. Se avessi la testa che ho oggi a 20 anni, io penso che sarei un genio. Invece non è così, ci sono arrivato oggi e sono, dico la verità, forse è anche, mi piace anche molto di più quest'età, questa conoscenza, questo sapere, questa mia un po' saggezza in certe cose, in altre sicuramente farò ancora dei sbagli, ma sicuramente, riferendomi di nuovo a BS79, non te ne renderai mai conto finché non ci sei dentro e capisci alcune dinamiche. Una volta che ne esci, e se ti dovesse capitare di nuovo, lo capisci sicuramente. Lo capisci sicuramente. Vediamo un po' come si può risanare un rapporto tossico, cioè tu sei all'interno, no? Sì. Non ne vuoi uscire, perché la maggior parte delle volte la scusa maggiore per la che va la maggiore sono i figli, no? Non lo faccio per i figli. Ma secondo te si può risanare un rapporto tossico? Anche questa è una bella domanda. Beh, risanare un rapporto tossico significa lavorare per cambiare i comportamenti,
comportamenti dannosi soprattutto. Giusto. Quindi è instaurare un'interazione più sana e più rispettosa soprattutto. Non è sempre possibile, soprattutto se uno dei due partner non è disposto a fare che cosa? A cambiare. A cambiare. E quindi un po' tutti noi, soprattutto chi ha avuto genitori, ma anche dal nord Italia, più nel sud c'era questa cosa del padre padrone, no? E tante volte di quell'epoca le mogli, cioè le nostre madri, erano accondiscendi, cioè proprio scendevano senza patti di seguire questo uomo che, e forse non c'era neanche l'idea di un divorzio, all'epoca era proprio un sacrilegio perché era un po' per i ricchi, era un po' una cosa che non deve succedere. Oggi vabbè, era sottomissione, Pachi, era sottomissione. È la sottomissione, esatto, è la sottomissione. Tu hai detto una cosa giustissima, quello dei bambini, quello dei figli. Io quando guardo indietro, mia mamma avrebbe potuto tranquillamente mandare a quel paese mio padre, non l'ha fatto, stando insieme da oltre 40 anni, però tante volte si è sacrificata mettendosi in mezzo per noi invece che per lei. Quindi io oggi lo riconosco e tante volte oggi ho un bellissimo rapporto chiacchierando del nostro passato e vedo invece mia madre che oggi è lei quella che comanda la famiglia, perché è quella che forse finalmente i figli sono diventati grandi, sono andati fuori, è rimasta da solo con mio padre, quindi è un po' lei che adesso guida questo incipit di guidare la barca, no? Molto. Tu che cosa... Anzi, ti faccio una domanda generale e poi vediamo se tu nel personale mi vuoi rispondere. Cosa dovrebbe fare una persona che sospetta, quindi un familiare, un amico, qualcuno, sia in un rapporto tossico? Questo te lo chiedo anche io come Laura, perché devi sapere che ho una carissima mia amica, che io sto tentando di aiutare in tutti i modi, ma non si lascia aiutare, allora, con un marito che non è tossico, è violento. È diverso. Beh, allora partiamo dal presupposto che qui parte il cosiddetto ascolto assertivo, cioè è importante offrire un ascolto empatico e non giudicante. Cioè, se io devo andare, se io vengo da te e ti dico: guarda, io ho un rapporto tossico, tu sei la mia migliore amica, non so dove sbattere la testa, sicuramente tu devi essere empatica, devi avere un'intelligenza emotiva, non dico superiore a tutto, no, ma sicuramente un po' superiore alla media. Certo. Non siamo più in quegli anni dove ma sì, poi passa, non esiste. Oggi è una cosa che viene discussa a lungo. Una volta nelle scuole, come si diceva, no? Quando tu portavi tuo figlio, il signore è intelligente ma non si applica. Oggi invece è una sindrome addirittura, potrebbe essere autistico, attenzione. Sì, sì, ADHD, scusami. Sì, insomma, adesso sì. Si è passata anche un po' all'eccesso, ma sicuramente sia un mental coach, sia che un psicologo, sia che un amico, un familiare, sicuramente parte prima di tutto da un ascolto empatico e non bisogna giudicare, bisogna essere fuori da questa parte. Dopodiché... oltre a accettare il fatto che lei non si vuole far aiutare, non si può fare altro. Ragazzi, ma e questa è una cosa fondamentale, importante, poi magari poi leggiamo un po' i messaggi che stanno arrivando, ma la cosa fondamentale è che noi dovremmo anche abbassare un po' la testa. Io l'ho fatto, sono andato da un psicologo all'epoca perché avevo bisogno, perché i miei problemi non erano solo basati su un rapporto tossico, ma anche cose vecchie, represse, regresse dell'infanzia, di tante tante altre cose che dovevano uscire fuori, e quindi io penso che tu per la tua amica, ma chiunque di voi che si arriva una vostra conoscente, anzi soprattutto amica fidata o amico fidato, dovete indirizzarli verso un professionista. È l'unica soluzione, perché noi possiamo dare un contributo. Cosa possiamo aiutare? Cioè, dove possiamo arrivare a dire: Laura, non ti preoccupare, dai che si sistema, io ci sono per te. Sì, ci sei, ma non mi dai una soluzione. Quindi la mia, questo lo dico proprio a livello professionale,
dico sempre, indirizzate i vostri amici o le persone che amate, che pensate che di poterle aiutare, mandandoli da un professionista. Questa è l'unica cosa che vi posso dire. Leggiamo qualche messaggino, va? Vai, leggi. Leggo io. Sì. Allora, ce n'è uno in particolare che dice, Lauretta, non so perché, ma sto prendendo tutti i messaggi di Lauretta. Dice, io invece l'ho messo alla porta proprio per i figli, che valore avrei trasmesso ai miei bimbi? Questo messaggio è un messaggio di altissimo significato, perché non si comprende che quando si dice rimango con lui per tutelare i miei figli, è il contrario, perché tu stai insegnando ai tuoi figli ad avere rapporti tossici, quindi ad essere magari una donna sottona, con lui violento, insomma una serie di dinamiche che poi inevitabilmente si potrebbero andare a replicare nel futuro dei loro figli. Quindi io penso che la soluzione migliore, seppur molto difficile, perché non è facile comunque separarsi con due bimbi, sia proprio quello che diceva Lauretta. Allora, questo è un messaggio, ovviamente io Lauretta non la conosco di persona, ma sicuramente un messaggio molto forte del fatto che lei ha pensato, e attenzione, non deve passare il messaggio sbagliato, qua certo. Si parla di egoismo sano. Quindi, sì. Nella vita, ragazzi, bisogna, quando uno ha un obiettivo o quando uno vuole arrivare a uno scopo nella vita, perché lo scopo generico di ognuno di noi è quello di magari sposarsi, primo obiettivo, secondo, creare una famiglia e poi crescere questa famiglia. E lei giustamente dice, che esempio sarei stato se avessi continuato a fare questo rapporto? Quindi, e soprattutto, poi sarebbe stata sottomessa lei dal suo compagno, dal suo marito. Quindi il punto è questo, che lei ha fatto, a mio avviso, questo è un mio pensiero personale, ha fatto bene, ha pensato prima dei figli a se stessa e ha già visto a pallonetto, come dico io, quindi verso il futuro, dire, e domani che succederà? Quindi, sai che faccio? Penso prima a me, sistemo le cose e poi dopo mi cresco i figli. Ovviamente rispettando, e questa è una cosa che ci tengo, perché tante volte si nega anche la vista alla persona che sta dall'altro lato dei figli. Io ho una sorella che è divorziata, ha avuto un brutto rapporto con il suo ex marito e ti dico che oggi lei ha un compagno bravissimo, veramente una persona straordinaria, e i figli, per esempio mio nipote, il più piccolo, non vuole vedere il padre. Cioè c'è questa cosa che non vuole vedere, perché probabilmente lui è rimasto traumatizzato da qualcosa che ha visto e certo. Non vuole, perché il padre, vedere il padre non gli ha messo le mani addosso, ma sono sicuro anche che sia successo qualcosa che non vuole vedere. Io la prima cosa che gli ho detto a mia madre, perché spesso sono sempre da mia madre i miei nipoti, gli ho detto, sai che c'è, lasciatelo tranquillo, quando avrà voglia di parlare, di dire le cose, lo dirà, non vi preoccupate. Ma questo per far capire che la prima cosa da tirare fuori è l'indipendenza propria. Non giusto. Bisogna appoggiarsi mai a una persona, fra virgolette, nel senso che io mi appoggio molto volentieri alla mia compagna, ma se domani lei si sposta, io cado per terra. Quindi la prima cosa è sviluppare una propria indipendenza, maturare un'indipendenza propria, dove ti dici, ok, senza di lui ce la faccio, però prima devo stare bene io. Questo è anche il discorso, e chiudo, dell'accettazione. Mi accetto quello che è successo, mi accetto, mi perdono a me primis, sempre a me, mai agli altri, perché se non perdono me stesso non posso perdonare gli altri, è impossibile. Quindi questa sicuramente è una ottima scelta che ha fatto Lauretta. Cristina scrive, io mi sono separata perché il mio ex marito era violento, verbalmente e non solo. Le ho provate tutta. Adesso è arrivata una bellissima domanda, Mary, che dice, pieno di gente separata in casa, ma scusate, noi come genitori non siamo da esempio per i figli? Anche questo,
Giustamente, si è parlato proprio prima di questa cosa, perché non dare un esempio ai propri figli per instaurare rapporti sani? Ma domanda mia verso di te, ovviamente. Siamo a conoscenza della come costruire dei rapporti sani? Forse è per questo che ci ancora manteniamo legati a queste tipologie di rapporti tossici, no? Ma tu parli di quando dici, si sono lasciati, come può ricostruire un rapporto? No, no, io parlo di chi rimane separato in casa. Secondo me, oltre la paura del cambiamento, il bisogno di non rimanere da soli, insomma, perché lì poi scaturisce anche dei piccoli problemini che abbiamo interni, quindi anche dei traumi interni. Io penso che non si abbia la conoscenza, non si abbia la cultura del rapporto sano. Cosa significa instaurare un rapporto sano? E Per questo è questo il problema. rimaniamo legati a queste tipologie di rapporti. Sì. Tu hai detto una cosa sacrosanta, e che è quella dell'accettazione. Noi non siamo solo mente e corpo, ma siamo anche emozioni. Se la mente e il corpo comunicano, deve comunicare, a un certo punto ci dobbiamo connettere anche con le nostre emozioni per poterci accettare del tutto. Se non ci accettiamo, non possiamo mai prevedere dei rapporti sani. Assolutamente. Guarda, questo è un passaggio. È assurdo, però è così, perché vabbè, in questo ultimo periodo sto scrivendo, insomma, questo libro che credo se ce la facciamo, incrociamo le dita, insomma, non quest'anno, ma sicuramente da gennaio, febbraio uscirà finalmente, perché sto prendendo accordi con gli editori e io vado a parlare proprio dell'intelligenza emotiva, è un libro basato sull'intelligenza emotiva in tempi moderni, quindi nei tempi dell'era digitale. Quindi un passaggio fondamentale è proprio quello che hai detto tu. Se io non so riconoscere le mie emozioni, cioè quindi se la testa non funziona, il corpo non risponde. Quindi se io come faccio, come diavolo faccio a gestire un rapporto dove ho i figli da badare, lui mi tratta male, o viceversa anche, ricordiamoci che anche viceversa può Certo, succedere. certo. Ci sono anche tante coppie dove il maschio, l'uomo, fa Subisce. anche spesso da mammo, quindi che porta i figli a Giusto. scuola, io ne conosco tantissimi così, che portano i figli a scuola, che seguono i figli, che si preoccupano i figli, non che le mogli non siano presenti, attenzione, e che magari sono più brave in altro nel fare le cose e quindi il papà, diciamo così, si erege come pseudomammo nel portare queste cose più avanti ai figli. Però, ripeto, il punto è proprio questo. Come fai a gestire un rapporto se tu non stai bene e portare avanti e poi e fare il finto sorriso ai figli? Tanto i tuoi figli, quando cresceranno, questo è successo in casa mia, quando cresceranno lo capiscono, lo percepiscono. E oggi vi dico anche una cosa in più. Io sono figlio degli anni 80, ovviamente, ma i figli del 2000, 2010, se vogliamo anche, sono molto più avanti di noi e capiscono le cose a volo. Sì. Quindi, mi dica Sandro cosa ne pensi della pausa di riflessione. Mi dica, ti posso dire una cosa proprio a stretta, stretta, stretta. È una cacata pazzesca. Quindi, Pazzesca. faccio la battuta. Allora, l'avevo Ovviamente. letta. Allora, ti dico la verità, io l'avevo letta mentre stavi parlando, no? E ho pensato a questo fatto qui della cagata pazzesca, però non volevo dirlo proprio così, in maniera No, proprio ragazzi, la ruspante, pausa di voglio dire. riflessione che cos'è? È stand by, vado a trombarmi qualcun altro. E questa è la Ne pausa ho di già riflessione. un'altra, sì, ti lascia lì, stai, cioè voglio dire, questo non si prende proprio la responsabilità del rapporto, cioè voglio dire, non ha proprio le palle per poterti lasciare, per dirti guarda che ce n'è già un altro, o un'altra. Voglio dire, quindi si può essere tossici per se stessi, Pachi? Tossici Si può essere, scusami, per per se stessi? se stessi? Bella domanda questa. Sì, in realtà sì, però può diventare, o meglio, non che può diventare, potrebbe diventare, dico sempre potrebbe perché poi non c'è una scienza esatta, quindi potrebbe essere anche un'ossessione poi. È un po' come la fobia di innamorarsi, cioè nel senso che, lo spiego meglio, adesso non mi viene la parola tecnica, però il punto è questo.
se io accetto prima di tutto che io sono tossico, vuol dire che già sto avanti, punto numero uno. Quindi magari, io lo so, ovviamente non, ci sono persone che sono positive in tutto, ma nel rapporto sono negativi. Cosa significa? Significa che si vedono inferiori addirittura, perché ricordiamoci che un rapporto tossico c'è sempre un inferiore e un superiore. Quindi cosa può succedere? Può succedere che la persona se stessa dice: cacchio, io in un rapporto non so mai cosa capire, come agire, come fare, cosa non fare, mi sento tossico, quindi non mi ci metto proprio con nessuno. Cosa accade? Accade che poi hai magari un momento di cadenza, un momento di dispersione, di buio totale, ti senti solo, che poi stare da soli significa essere forti, quindi è una manca, non sei forte, attenzione, non sei forte, ti innamori, diciamo così, della persona sbagliata per te, tu sei tossico, lo riconosci e ti rendi anche conto che a un certo punto, attenzione, guardate cosa succede questo, che io che sono tossico, pur di far funzionare la coppia, faccio diventare lei tossica. E io cosa faccio? Mi sottometto al volere di lei o di lui. Succede questo. Cioè, sì, è paradossale, ma succede questo. È vero. Quindi, a volte sei tossici anche quando cerchi di autosabotarti. Cioè, magari trovi una persona, una persona magari che... E ti dico la verità, Pachi, praticamente io lo faccio quasi sempre. Cioè, trovo una persona magari che... mi vuole bene e non so perché mi comincia a dire ma tu non mi meriti, ma perché proprio io, ma perché così, ci cioè, sono donne più belle, da, tutte queste cose qua, e mi auto e applico l'autosabotaggio. Questo è anche un tratto tossico. Punto, sai che cos'è? Che questo punto è il fatto di voler, allora mettiamo un punto chiaro nella vita per tutti, questo lo dico sempre anche nelle formazioni davanti alle persone. Poi voglio ritornare anche sul messaggio di Nicoletta che mi interessa molto. Sì, infatti sto leggendo. Nessuno è perfetto, punto. Mm-hmm. Prima di tutto, noi siamo esseri perfetti nella nostra imperfezione, se volete, o esseri imperfetti e diventiamo non perfetti ma ci amiamo nella nostra perfezione, dipende dal punto di vista, ma comunque principalmente è questo. Noi siamo esseri imperfetti. Dobbiamo accettare che siamo fatti in un certo modo, possiamo, attenzione, modificarci, non cambiare, ma modificarci, perché noi comunque di base abbiamo sempre quel pilastro dentro di noi, rimarrà sempre quasi. Anche un fumatore semplice avrà sempre voglia di fumare, anche se ha smesso dopo 50 anni, avrà sempre voglia di fumare. Quindi... il punto qual è? È che dobbiamo accettare la nostra imperfezione, dobbiamo prima capire la classica frase che dico sempre, ipsum te conoscere, quindi conosci te stesso, è la prima cosa, la prima fase che devi fare. Quindi se conosci te stesso sei un illuminato, perché sai come funzioni, sai come puoi agire, come interagire, come reagire a un'azione che crea una causa che poi diventa un effetto. Quindi, detto questo, il punto qual è? Per parlare a parole spicce, accettazione di se stessi, conoscenza di se stessi e poi dire alt. Io penso prima a me, perché se sono forte io posso aiutarti. Se io invece già mi faccio le paranoie, le pippe, la paura, l'illusione di qualcosa che ancora non è stato creato, non hai capito un cazzo della vita. Punto. Giusto. Hai detto delle cose, sai benissimo che... ho fatto dell'accettazione di me stessa praticamente il perno praticamente sul quale si fonda tutto. Cioè, io posso dire che rompo un po' le palle su questo fatto dell'accettazione di se stessi? Sui miei social? Ecco. Quindi io penso che l'accettazione di se stessi parte tutto dall'accettazione di se stessi, mettersi in discussione, quindi riconoscere le proprie emozioni, saperle gestire, conoscersi e poi instaurare dei rapporti sani. Solo questo si può fare. Leggi un po' il messaggio di Nicoletta, perché ci sono delle persone che stanno dando dei consigli a Nicoletta. Allora, sono tossica per me stessa perché accetto una relazione tossica. Io credo che Nicoletta di base sia una persona buona, cioè nel senso che se già tu sei tossica perché stai accettando una relazione tossica è perché magari
c'è qualcosa che tu non vuoi lasciare andare, quindi hai paura di fare questo primo passo, prima di tutto. Anche l'ultima volta ho sempre detto, nelle mie live dico sempre, è peggio rimanere fermi quando poi hai fatto il primo passo, ti rendi conto che dici, cazzo, allora era meglio che mi sono mosso, perché sennò mica qua, che cazzo succedeva? Quindi sicuramente lei, ecco qui, un esempio lampante, lei deve proprio conoscere se stessa, prima di tutto. Deve accettare il fatto che sta diventando anche lei tossica. Quindi perché? Primo punto. Cos'è che ti spaventa? Il fatto di rimanere da sola? Di crescere i figli da sola? Di avere una reazione dall'altra parte che possa essere violenta? Qual è? Prima di tutto. Ed ecco perché vi dico, qui bisogna andare poi da un professionista. Da un professionista. Sa come si prende questa persona, si porta, perché qua stiamo già parlando del patologico, quindi una volta che è successo questo, qual è la prima uscita? Sicuramente la prima cosa che vi dico io, da professionista che sono, accettare se stessi, conoscere se stessi. Ma io che ci sto a fare in questo rapporto? Perché sono qui dentro? Quindi questa cosa che lei dice, io sono tossica perché accetto un rapporto tossico, non è vero. In realtà tu ti stai accontentando di questo rapporto perché dietro a questo rapporto c'è qualcos'altro. La paura di... Giusto. Ad esempio la paura, o la paura di rimanere da sola, la maggior parte delle volte, o il bisogno di affetto. Teniamo conto che ci sono delle persone, e ne conosco tante, che non ammettono di aver bisogno di affetto, perché quella è una debolezza. Quindi che fanno? Questa è una cosa che ho notato soprattutto negli uomini. Gli uomini non ammettono mai che hanno bisogno di affetto. Quindi subentra il senso di protezione. Si attaccano alla prima persona che in quel momento, la prima donna che in quel momento fa la principessa della situazione, quindi ho bisogno di questo, sono così, sono sola, eccetera, eccetera, e ovviamente subentra in automatico un rapporto tossico, perché il rapporto non è uno ti salva, il principe azzurro che salva la principessa dal castello, eccetera, eccetera. Queste sono tutte baggianate che ci hanno insegnato da bambini. Il rapporto deve essere sullo stesso piano, uomo, donna, con stessa responsabilità del rapporto. Quindi accettazione, crescita, maturità, emotiva soprattutto. Sto dicendo cazzate, Pachi? No, è anche vero che prima di tutto non è sbagliato quello che dici, è anche vero però una cosa fondamentale, che ci sono dei punti di vista e ci sono delle situazioni dietro, cioè certo. La Rossa prima ha detto giustamente una cosa sacrosanta, scusa Paghi, non dimenticare che ci sono donne che non sono autonome ma hanno un lavoro, non hanno un lavoro e rimangono proprio praticamente... Certo. Che certo. Rimangono lì. Allora, quindi, è ovvio che bisogna, ripeto, esaminare il punto da parte di un professionista. Perché io ti posso motivare quanto voglio. Cioè, oggi ti dico, non ti preoccupare, che sei forte, lo facciamo insieme, ti aiuto, di qua, di là. Pum, ti pompo come non so che cosa. Al terzo giorno che tu sei qui, sei spacchiamo tutto. Arriva la persona tossica del tuo rapporto dentro e tu sei destabilizzato o destabilizzata. Pam, fai crollo. Quindi non è servito a niente. Quindi l'obiettivo è, e sentivo pure prima la paura forse di conoscere me stessa, dice giustamente Nicoletta. Non è vero, perché conoscere se stessi è un grande vantaggio, ragazzi, un grandissimo vantaggio. Sì, sì, però aspetta un attimo, Paghi, sì, hai ragione che è un grandissimo vantaggio. Però il percorso per la conoscenza di se stessi è un percorso lungo e può mettere paura, perché significa mettere in discussione tante piccole zone di comfort che si è venuto a creare. Allora, nella vita le cose difficili sono belle, come dice Crepet. Le cose difficili sono fatte così, cioè le cose belle sono fatte così, sono difficili. Certo, cioè, le cose belle sono difficili, è vero. Io mi domando, ma pensate che le cose facili, ok? La fatica, le cose belle, hanno un valore perché costano. Un mio vecchio mentore diceva, se è gratis non vale. Giusto, quindi sono d'accordo. Io quando vengono da me, ok? Quando viene qualcuno che magari inizia una prima consulenza, mi faccio questo esempio stupido, e io di solito faccio un'anamnesi di un'ora,
gratuita, completamente gratuita. Cerco di capire cosa vuoi in realtà, se è per me o per un terapeuta, prima di tutto. Fatto questo, ti tiro fuori giustamente il mio tariffario. Quando c'è stato qualcuno, non tutti, ma qualcuno che ha detto addirittura, ti ha detto allora vai da un somaro e poi vedi quanti danni pagherai dopo. Perché questo? Proprio per il fatto che le cose che io devo fare con te in un percorso, portarti da qua a qua, non è semplice. E uscire fuori dalla zona comfort, bravissima che l'hai detto, non è facile. Ma attenzione, vi dico questo. Uscire fuori dalla zona comfort è lì che accadono i miracoli. È vero, hai ragione. Posso leggerti una cosa? Uscire fuori dalla zona comfort significa che non è comfort, è sgradevole, è scomoda. Giusto. Però una volta che esci e capisci e ti insidi lì dentro, tu diventi una persona completamente diversa. Giusto, superiore. Giusto, superiore. Io dico 30-40 spanner di sopra di quello che ero prima. Certo. Ti posso leggere una cosa? Certo, siamo qui apposta. Ivano scrive: una persona tossica diventa diabolica quando decide di uscire da un rapporto. Non uscirebbe mai senza fare del male alla sua vittima. È vero. È vero. Questa cosa fa pensare tanto, anche perché una frase del genere potrebbe comportare comunque delle conseguenze. Quel fare del male significa fare davvero del male a quella vittima. Aspetta, buongiorno. Questa mi piace. Buongiorno, che ovviamente credo che sia un uomo. Quello che succede a me con una situazione di narcisista pura, basta due paroline sue, cado. Già 6 giorni che non si fa viva, ma già i suoi movimenti vedo che sta ritornando. Qua la entriamo nel patologico, attenzione. La dipendenza, sì, entriamo nel patologico, però vedi, è dipendenza, è quello che diceva anche Ivano, è dipendenza, in questo caso c'è dipendenza. Il narcisista patologico. Qua siamo già alla manipolazione estrema. Brava, c'è la manipolazione estrema, quindi significa che crea dipendenza mentale da quella persona. Quindi tu sai già quando si allontana e quando ritornerà. Ecco perché questa cosa va già trattata con un esperto, perché questo tipo di manipolazioni non ci dovrebbero essere in un rapporto sano. Esatto. Poi c'è anche Dolcelina che giustamente: come si fa a uscire e a ritornare a essere felici? Ragazzi, ve l'ho già detto più di una volta, dovete imparare innanzitutto a conoscervi, capire cosa volete voi. Cioè, come fai? Ma domanda. Che cacchio ne so. Compro un libro. Ok, cosa vado a comprare? Un libro che non mi fa piacere? Cioè, vado a comprarmi un libro che voglio leggere, mi è incuriosito, ma lo voglio leggere perché mi piace quell'autore, mi piace quella persona, mi trasmette dei pensieri, perché poi un autore cosa fa su un libro? Ti trasmette il suo pensiero, quello che pensa lui. Quindi, come fai a fare una domanda dove dici come si fa a uscirne? È semplice. È ovvio, ci vuole tanta disciplina, ci vuole volontà, ci vuole voglia, tanta voglia di dire io sono egoista, devo ritornare felice, devo fare qualcosa per... Allora la domanda che devi fare all'universo, dato che io non sono credente, come posso fare per fare questo? Questa è la prima domanda che ti devi fare. Madonna, oggi è... Allora, facciamo una cosa, Paki. È giusto, noi abbiamo circa 7 minuti altri che dedicheremo alla lettura, però se tu vuoi, sì, possiamo replicarla, cioè non replicarla, possiamo fare una seconda puntata, anche perché io ho altre domande da farti. Molto volentieri. Cioè, allora io penso che i rapporti tossici sia praticamente un argomento che bisogna un attimo sviscerare meglio, in un'ora di puntata non ce la faremo mai. No. Allora io penso che, se tu sei d'accordo, mercoledì prossimo facciamo la seconda parte dei rapporti tossici. Ovviamente invitando, magari invitiamo chi ha voglia di magari di scrivere la loro storia, ovviamente o sul tuo profilo, nel mio profilo privatamente, magari potremmo portare queste storie in live per poter, senza fare nomi, quindi con la giusta privacy e tutto, in maniera tale da poter magari sviscerare meglio l'argomento, anche perché parliamo dei rapporti tossici in maniera generale, ma ogni storia è a sé.
bisogna anche capire quali sono, tipo, l'indipendenza economica. Tu hai parlato, hai detto una cosa essenziale, che è quella dell'indipendenza. L'indipendenza deve essere sviscerata sotto tutti i punti di vista. Giustamente per noi donne, soprattutto del sud, tu sai benissimo che sono una donna del sud, ancora si sente quella pesantezza dell'indipendenza economica. Non è semplice, anche più semplice, che l'uomo ti chieda di rimanere a casa a badare i figli, ad accudire i figli, case e cose varie, quindi già è una privazione vera e propria quella. Vero, vero. Quindi non si può instaurare un rapporto sano se c'è una privazione, se c'è una limitazione. Poi ci sono una serie di limitazioni, controllo del telefono, l'abbigliamento, sei stupida, tutta una serie, ovviamente parlo da donna, però questo discorso vale anche per l'uomo, perché ribadiamo che la violenza o i rapporti tossici riguardano sia uomo-donna che donna-uomo. Assolutamente, assolutamente. Io vedo una marea di messaggi che stanno... Ecco perché dico, visto che l'argomento è abbastanza sentito, se tu vuoi possiamo fare la seconda parte... Facciamo un sondaggio, ragazzi, mercoledì dei rapporti prossimo. Tossici, mercoledì facciamo prossimo. Facciamo la seconda parte, rapporti tossici. Sì, allora, voglio, no, vedere tanti, voglio vedere tanti like. Se vedo i like la faccio, forse. Oppure, magari non ti... Cioè, hai capito? Cioè, tu stai usufruendo della mia live per prenderti il tap. Il tap è un like, non è che mi stanno mandando i soldi. Cioè, no, è un like. Scherzo, dai, scherzo. Comunque, dicono tutti sì. Tutti dicono sì. Allora, se io vedo 5.000 like, siamo a 3.004, ragazzi, dovete fare tap. Se vedo 5.000 Vabbè, abbiamo ancora like... 4 minuti. Abbiamo ancora 4 minuti circa che possono farti un sacco corriamo di tap. 5.000 like, corriamo verso 5.000 like, io vi dico di sì. Mi presenterò ovviamente vestito. Assolutamente. Quindi, d'accordo, bravi. Quindi questo significa, Pachi, che tu mercoledì prossimo sei con me. Appuntamento preso. Segnalo. Segna. Perché faremo la seconda parte. Faremo la seconda parte dei rapporti tossici e questa volta io voglio però più partecipazione da parte del nostro pubblico. Allora facciamo girare la live, chiediamo ai nostri follower qui presenti di far girare un po' la voce che mercoledì prossimo alle ore 21, se raggiungiamo i 5.000 like. Quindi faremo... Ah, me 4.003 sono ancora... 4.003 ragazzi, però scusa, non puoi fare un argomento così importante del tap tap, dai, 4.004, guarda come si accontenta. Allora devo anche un po' spezzare, un po' far sorridere le persone, perché sennò qua vi ricordo che, come dice il mio idolo Andrea Faveretto, la forza di volontà è una cazzata. Non so se si vede con la telecamera sotto. È vero. La forza di volontà è un'enorme cazzata. Mi hai praticamente bruciato un di vita in 3 secondi. No, adesso, ma perché lui giustamente in questo libro, che questo è un bellissimo libro che vi consiglio, cioè vedete, io consiglio anche i libri dei miei idoli, il punto è che tu, la vera forza di volontà, qual è? L'abitudine. L'abitudine di fare le cose. Se hai la volontà di fare le cose, allora le fai. Quindi, certo, quando stai lì che stai per procrastinare, conta non va più 5 bene. Fino a 1. 5, 4, 3, 2, 1, mi devo alzare, devo fare questa cosa. Via. Allora, la Ross ci dice, ragazzi, grazie, tutto questo sarà d'aiuto a tanti. Posso un piccolo merito ce lo possiamo prendere, Pachi? Lo sai benissimo. Sempre celebrare e festeggiare i propri successi, sempre. Lo sai benissimo quanto io ci tengo al mio format e quanto io ci tenessi ovviamente a fare la live con te. Quindi se il mio format, una mia live, un qualcosa che diciamo, una citazione, qualcosa, può essere d'aiuto, per me è la migliore soddisfazione che possa avere stasera. Te la faccio io una marchetta, va bene? Dato che io sono tuo ospite questa sera. Va bene. Ragazzi, Laura ovviamente su thedigitalmoon.com parla esclusivamente, i suoi articoli parlano spesso e volentieri proprio di violenze, come può essere su un uomo, su una donna, rapporti tossici, narcisisti. Quindi innanzitutto seguitela qui sui vari social, quindi quello dell'orologio, TikTok, poi il nostro canale Viola, che
che sta andando, Il nostro ovviamente. canale viola, che si può dire, non so, si può No, vabbè, dire. siamo su, basta seguirci sul canale Viola Digital Moon, basta mettere segui, è molto semplice, e poi andare su Assolutamente. thedigitalmoon.com, molto semplice, thedigitalmoon.com, ma chi mi segue vede a volte anche i miei articoli, e andare a cercare Laura Schena, veramente, che scrive degli articoli bellissimi, poi ha partecipato a vari festival dove ha parlato proprio di questo. Sì, è Quindi abbiamo vero, raggiunto i sì, è vero. 5.100, ragazzi, si sono Allora, fermati a 5.100, cioè, ma siete 5.100 proprio e siamo a 1 ora e 14 di live, quindi a questo punto bellissimo. Allora, io intanto devo dirti che anche da quella parte c'è scritto: nel mio percorso difficile seguire Pasquale è stato di grande aiuto. E questa cosa io l'appoggio, io ti ho conosciuto così e dai tuoi video. Chi ti segue e io lo sai, ti consiglio a tanti, effettivamente dai tanti consigli utili. Quindi ti ringrazio di questa tua opera, di questa tua benevolenza, richiamala come vuoi. Lo sai che la mia stima nei tuoi confronti è alta. Quindi grazie anche per essere stato nella mia live. Dobbiamo facciamo, dare. quindi facciamo, diciamo, fate girare la voce, mercoledì prossimo alle ore 21, Siamo rapporti qui. tossici, seconda parte. Seconda parte. E mi raccomando, Paki, Sì. di ai tuoi follower, noi lo diciamo, lo diremo anche nei nostri social. A questo punto, domani facciamo una bella battaglia sui social. Chiunque volesse parlarci di una propria storia, volesse farci delle domande, dei consigli, eccetera, siamo a disposizione. Assolutamente. Sia io che È arrivata Paki, la prima parlo anche. domanda: come si distingue la dipendenza dall'amore? La settimana prossima, visto che avevo delle domande in merito a questa cosa, anche sul rapporto sano, la dipendenza del rapporto, cioè la differenza tra rapporto tossico e dipendenza dall'amore, eccetera, eccetera, faremo. Quindi la signora Nicoletta sicuramente ci sarà la settimana prossima. Ovvio, Nicoletta, Nicoletta ci La sarà. rimandiamo la settimana prossima. Rimandiamo tutto la settimana prossima. Quindi Perfetto. io fondamentalmente mi dispiace tanto, ma devo chiudere. Ci sentiamo, ci vediamo. Intanto noi ci rivediamo mercoledì prossimo. Grazie per esserci stati tutti quanti. Ciao, ciao a tutti. Vi rinnovo l'appuntamento nostro di mercoledì prossimo alle ore 21. Ci sarà Paghi con me e domani Paghi sarà in live. Sì, domani sera, ore 21, sempre qui sul Cioè, canale. non vi libererete di Paghi. Quindi ciao a tutti, buona serata e grazie per Buona esserci stati. serata. Ciao Ciao. 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 Intanto aspettiamo che Dobbiamo abbiamo in aspettare chiusura perché anche siamo sul ancora canale.